Benvenuti in un nuovo video. Ho fatto altri danni. Sono stata al centro commerciale, c'erano gli ultimi saldi, quindi ne ho approfittato. Inizierei subito da G&Dio, cioè raga, ho fatto un affare del secolo. Praticamente questa maglietta dall'ultimo video dei saldi già la vidi, però stava a prezzo pieno. Non mi ricordo quanto stava, ma se non sbaglio intorno ai 20 euro, non voglio dire una scemenza, però intorno ai 20 euro sicuramente. Comunque non lo so, non l'ho presa, mi piaceva tanto, non l'ho presa ed ho fatto bene perché l'ho trovata in super 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 offerta, reparto bimbi, però sinceramente mi è entrata, cioè guardate, è troppo bella, di questo materiale non so come definirlo. Comunque, da come potete vedere, è sfumata, madò, cioè è stupenda. Di questo marchio che si chiama, aspettate, io già l'avevo letto. Cioè, ragazzi, non si capisce niente sto marchio. Vabbè, comunque facciamo due figurette. No, raga, non mi ricordo, ho proprio il vuoto. Vabbè, comunque, raga, lo trovate da G&Dio? Non ricordo. Non ricordo, raga, cioè voglio, come si fa a decifrare? Io già questo marchio non l'avevo mai visto. Comunque, vi dico direttamente, l'ho pagata 6 euro. Cioè, che fate? La rimanevo lì? Che facevo? La rimanevo lì? No, non si fa, non si rimane niente lì. Comunque 6 euro, raga, scusatemi, ma non mi ricordo proprio. Prima sono andata anche sul sito per cercare proprio il prezzo. Ho visto anche come si chiamava, ma oggi non so quante cose ho fatto tra registrare ricette e tutto e mi sono dimenticata come si chiamava. Ma io sono io, quindi lo sapete già. Poi sono stata da Piazza Italia, un bel bustone da Piazza Italia. Da quando non trovavo mai niente, vi dissi già, no, se non mi sbaglio non ve l'ho detto sta cosa, quando andai al centro commerciale Campania, vidi questo pantalone da Piazza Italia, costava a prezzo pieno 15 euro, quindi si poteva fare, stava sia nero che rosa. Sono arrivata, però non l'ho preso, sono andata in questo centro commerciale un altro, perché volevo troppo prenderlo, ho detto no, se vado e lo trovo lo prendo. Non lo trovavo, l'avevo trovato beige, ho fatto ma beige no, però ho 5 euro di sconto perché l'ho ricevuto con questo ordine, scaricatevi l'app, ve lo consiglio. Comunque tengo 5 euro di sconto, quindi sicuramente andrò a prendere anche il beige. E nulla, vi faccio vedere il pantalone, l'ho trovato, eccolo qui, vabbè, poi ve lo farò vedere anche indossato, ovviamente, come sempre tutti i miei try on all. Cioè praticamente in vita si stringe e poi cade tutto largo e finisce tipo al polpaccio. Comunque è troppo troppo bello, con un bel crop top sopra, adoro. Ho preso una taglia M e l'ho pagato 14,95 euro, quindi super affare. Poi ho preso una gonna di velluto beige, sinceramente era l'unica taglia, era L, ho detto va bene, se mi va larga, invece no, mi andava super bene, e l'ho pagata 10,95 euro invece di 15 euro, sinceramente per una gonna 10 euro si poteva fare, ma poi è proprio bella, cioè è stupenda, ho questo camuscio, bella bella bella. Poi ho preso una polo blu elettrico. Allora, non è, io non sono in fissa per le polo, infatti mai avute, cioè mai proprio comprate, però questa mi ha rapito il cuore, cioè è stupenda, così mezze maniche, taglia S, costava prezzo pieno 5,95 euro. E l'ho pagata 2,50 euro, non potevo lasciarla lì. C'era anche rossa, infatti mi sono un po' pentita, però secondo me me la vado a riprendere. Ma è stupenda, cioè è proprio bella.
Poi ho preso questa canotta qui, oh, nera, l'ho pagata 2 euro e io 2,90 euro, ah, boh. Aspettate, ce l'ho anche grigia. Eccola qui, ce l'ho anche grigia. Belle, troppo belle, l'ho pagata 2,50 euro. Stupenda, fatta così, semplice canotta, però questa è per uscire perché vedete, scollata, cioè io non mi riesco a allenare con queste magliette così, io quindi la userò per uscire. Poi ultimo acquisto l'ho fatto da, no, penultimo, da Kiko. Vabbè, ho preso un semplice mascara allungante, pagato 3,95 euro perché stava in offerta. Poi i mascara servono sempre, 3,95 euro è un buon prezzo. E poi ho preso questo vestitino da Alcott, c'era anche, c'era verde che ho preso il verde, c'era nero, grigio e bordeaux. Troppo bello veramente. Allora praticamente sto in fissa con questi vestiti, si può capire? C'ha il choker, le mie due cose preferite, vestito lungo aderente e choker. Choker, maglia a maniche lunghe, tutto stretto stretto stretto, arriva come un semplice vestitino lungo, aderente, un po' a costine. Questa qui taglia L, pagato 10 euro, vestono strettissime, la M mi stava talmente stretta di spalle che ho detto vabbè, prendiamo la L, infatti mi sta bene, bello. In un negozietto del mio paese ho comprato questa borsa qui, mi serviva una borsa grande, poi per quello che l'ho pagata 13 euro, cioè super. Io di solito la porto lunga così o a tracolla oppure a spalla proprio così. È davvero bella, comoda, c'entra il mondo dentro, è super 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 capiente. È un color cammello, è fatto davvero bene. Infatti sono andata proprio lì, appena l'ho vista che aveva pubblicato le foto, sono andata a prendermelo, ha fatto nuovo. È fatto bene perché ne aveva portata solo una, cioè stava così e verde militare. Quindi nulla, io spero che questo mini haul vi sia piaciuto. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, un pollice in su e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!